tre ore me le sono fatte. Tre ore tutte di filata per sono fatte. No, perché da stamattina alle 7 ho iniziato. Ma facciamo la foto con Virginia, così almeno. Sì. Loro si siedono, che sennò... Vai, evviva! Ancora, guardaci, dobbiamo fare il piroette, dobbiamo... Ecco, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la verticale? No, ma che braccio si limita? Siamo gente tranquilla qua. Facciamo il circo. Allora, si sente, si sente, si sente? Ah, che bella giornata, quindi una splendida giornata, saccheggiamo Vasco Rossi, una splendida giornata e non io odio il lunedì, anzi io amo il lunedì, questo è un lunedì veramente eccezionale, tutti noi abbiamo dormito poco ma dopo 50 anni ne valeva assolutamente la pena. Io ho fatto due passi stamattina in centro a Perugia ed è emozionante vedere la gente che esce dai negozi, esce dagli uffici, gli studenti, i dipendenti comunali, bello, nel senso che c'è un'aria di festa, di gioia, di sollievo, di liberazione, di cambiamento che ci dà enorme gioia, però già da oggi pomeriggio enorme responsabilità, perché... vincere con 20 punti di distacco, io confesso di aver scommesso dei caffè sul più 10, però il più 20 era un obiettivo che mai ci saremmo aspettati, bene, è chiaro che dal mio punto di vista è un voto che ha anche una valenza nazionale. Presidente del Consiglio continua nella sua... arrogante opera di distruzione dell'Umbria, nel senso che pare che abbia ripetuto che ma sì, ha votato solo il 2% degli italiani, quindi sostanzialmente chi se ne frega, sbagliare umano, perseverare è diabolico, lo capiamo nella sua preoccupazione, confusione, perché ogni giorno gli si apre un problema nuovo e inizia a avere tanti fronti aperti. Il voto di ieri ci dice che la maggioranza non è attualmente al governo. Ovviamente l'Umbria è l'Umbria, però non occorre uno scienziato per intuire che l'accordo degli sconfitti PD 5 Stelle non è maggioranza del paese, né in Umbria, né in Veneto, né in Sicilia, né in Calabria, né in Emilia-Romagna. Quindi vediamo quanto ci metteranno a capirlo. Fra i tanti dati io mi permetto di ricordare alcuni comuni campione, con dei risultati che una volta sarebbero stati a favore della sinistra, però dati Lega, Attigliano 64%, Valfabbrica 53%, Stroncone 50%, Otricoli 50%, Nocera Umbra 49%, c'è da lavorare su Nocera, però il dato è abbastanza soddisfacente. Scherzi a parte, ringrazio tutti i militanti, tutti i volontari, tutti gli amministratori, ringrazio Donatella che ha accettato una sfida da brividi, nel senso che adesso con calma, con pazienza, con coraggio, con costanza inizierà a mettere la testa, aprire cassetti, aprire finestre, spalancare porte, portoni. Abbiamo 5 anni di duro, intenso lavoro. Come Lega passiamo da 2 consiglieri regionali a 8 consiglieri regionali, non ricordo di aver quadruplicato la forza in una regione nell'arco di meno di 5 anni. Sono contento anche della squadra dell'intero centrodestra, nel senso che la vittoria è di tutti, c'è chi ha preso di più, c'è chi ha preso di meno, venendo qua ho parlato col presidente Berlusconi e lo ringrazio per i complimenti, però... ovviamente è una vittoria della squadra, poi in una regione può andare più forte uno e nella prossima regione può andare più forte l'altro, però non si vince mai da soli.
leggevo su qualche giornale, non mi ricordo quale, che per assurdo il solo voto della Lega sarebbe bastato a sconfiggere PD e 5 Stelle messi insieme, ma non mi interessano le partite in solitaria. Qua c'è una squadra che vince, che ormai governa la maggioranza delle regioni italiane. C'è già la data di domenica 26 gennaio fissata per l'Emilia-Romagna, non c'è nulla di scritto, ma anche lì per la prima volta nella storia dopo 50 anni la partita è aperta. Il PD ha sempre considerato l'Emilia e la Romagna cosa sua, e invece l'Emilia e la Romagna sono di tutti. Sono di tutti gli emiliani e di tutti i romagnoli, non solo degli amici e di chi ha quella tessera di partito, quella tessera di sindacato. Quindi io sono già con la testa a Bologna, dove giovedì 14 novembre apriamo la campagna nel posto più grande di Bologna. Abbiamo scelto, perché noi siamo persone un po' strane, il palazzetto dello sport, il Paladozza, dove si giocano le partite di basket, e quindi sono migliaia e migliaia di persone, però o le cose si fanno bene o non si fanno. Dedico questa vittoria agli umbri, agli operai della Treofan, agli agricoltori, ai pescatori del Trasimeno, ai cittadini che resistono al quartiere Fontivegge a Perugia, alle tante donne e uomini di chiesa che in silenzio ci hanno supportato e ci hanno accompagnato, a differenza di qualcuno che ha dimostrato diversa loquacità, ma che evidentemente oggi conta i voti. E quindi buon lavoro. Passo il microfono a Donatella, che è la vera protagonista di quello che si è fatto, ma soprattutto di quello che si farà. Ha ovviamente il pieno sostegno del Movimento e diversità delle foto. Il voto di ieri è stato anche un giudizio su due diverse foto. Quell'improvvisato consiglio dei ministri dell'ultima ora della disperazione a promettere brioche, caviale, champagne a tutti gli umbri, soldi, ricostruzioni, norme, autostrade, ferrovie, tutto. Sono arrivati a promettere tutto, da Conte a Di Maio a Zingaretti a Speranza. Più sobriamente Donatella ha ragionato con Luca Zaia, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga di quello che una regione governata dalla Lega e dal centrodestra può fare. Quindi evidentemente gli umbri hanno scelto la concretezza, il buon senso, l'umiltà, l'orgoglio, e quindi vi ringrazio di vero cuore. Non abbiamo tempo da perdere, io oggi pomeriggio sarò a Roma, ma prima di partire, già stamattina abbiamo un incontro con Donatella e tutti i neoeletti consiglieri, e anche coloro che non sono stati eletti, perché tutti avranno un ruolo determinante per il futuro dell'Umbria. Quindi ringrazio questa terra a cui ho dato qualcosa, ma che sicuramente mi ha dato in cambio molto 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 di più rispetto a quello che ho dato io. In bocca al lupo Donatella e in bocca al lupo all'Umbria. Sì, io ringrazio Matteo e ringrazio tutto il gruppo della Lega per il grandissimo lavoro svolto insieme. E la condivisione di un percorso che è fatto di cose concrete. Noi siamo andati, abbiamo raggiunto veramente tutti i territori dell'Umbria, andando a parlare nelle aziende, incontrando la gente per strada, parlando con le associazioni. E devo dire che la sensazione che avevamo percepito era una sensazione molto concreta di voglia di cambiare, di condivisione di un progetto. Bene, i risultati sono straordinari, sono andati giustamente anche al di là delle nostre previsioni, ma quello che voglio evidenziare è questa grandissima propria affluenza alle urne, che non c'è stata nell'ultima tornata elettorale regionale, dove la gente era rassegnata perché pensava che non ci fosse comunque possibilità di un cambiamento. Ecco, questa volta gli umbri hanno voluto proprio dimostrare la loro forza, la loro determinazione, e hanno voluto dire no ad un sistema che ha reso questa regione veramente in condizioni che oggi ci vede molto impegnati a farla ripartire. Quindi da subito lavoreremo per quello che abbiamo detto, mettendo al primo posto le esigenze del lavoro e il sostegno alle nostre imprese per far ripartire l'economia di questa regione. Ci sono dei temi aperti importanti, naturalmente il primo passo sarà anche quello di riorganizzare la macchina amministrativa, anche perché abbiamo dei pensionamenti
di dirigenti a scadenza molto ravvicinata, e quindi su questo dovremo riorganizzare il tutto, perché dobbiamo essere da subito in grado di poter far funzionare questa macchina secondo quelle che sono le esigenze degli Umbri e che noi abbiamo rappresentato e vogliamo portare avanti. Quindi su questo sicuramente, come mi è solito, ci sarà una grandissima concretezza, perché oggi non è più il tempo delle chiacchiere, quindi bisogna che tutti ci rimbocchiamo le maniche per dare un futuro alla nostra regione. Il futuro passa proprio principalmente dal mondo del lavoro, dal mondo dell'impresa, da una riorganizzazione della sanità che veda al primo posto proprio tornare il merito e la qualità dei servizi. E io credo che riusciremo sicuramente a fare questo progetto per l'Umbria e portarlo avanti, perché le cose le abbiamo capite, sappiamo in quale direzione andare. Evidentemente i primi passi saranno quelli di avere una visione chiara e precisa della situazione che troviamo in tutti i comparti della nostra regione, proprio per essere operativi e per fare meglio e presto tutto quello che dobbiamo fare. Avrò un appuntamento importante a cui non voglio mancare, perché il 30 ricorre l'anniversario del terremoto del 2016, quindi sicuramente voglio, come ho fatto in questi giorni, andare a Norcia, andare in Valnerina. Questi giorni mi sono spostata anche su altri paesi che erano stati ancora più dimenticati, e quindi anche questo è un segno importante, perché cercheremo di veramente accelerare i tempi, semplificare le procedure, e sicuramente da subito inizieremo anche un'interlocuzione con il governo, perché visto che degli impegni li ha presi, gli impegni non possono essere a corrente alternata, le istituzioni si rispettano, e quindi tutto quello che è stato detto noi glielo ricorderemo in modo che sia realizzato, perché altrimenti si perde di credibilità veramente anche su questioni che sono troppo importanti per le persone e per le comunità. Quindi io ci sono, ringrazio nuovamente tutti, ringrazio anche la stampa e i giornalisti. Stamattina ho detto che non avevo dormito e mi facevano qualche domanda, però vedevo anche i loro volti, e devo dire che la disponibilità nei loro confronti era da parte mia e doveva essere totale, proprio perché rispetto il lavoro di tutti e so quanto è importante anche il vostro, quindi vi ringrazio veramente. Grazie. Credo che sia di competenza delle funzioni del governatore della Regione Umbria. Prego, prego, prego. Non abbiamo ancora un seggio al Sinodo per il momento. Sì. Andremo prima l'ONU e poi il Sinodo. Andiamo per alzata di mano, prego. Questo voto fa anche giustizia di 2 mesi di delirio, e mi dice che abbiamo fatto bene a fare quello che abbiamo fatto, perché andare avanti a governare coi signor no era un danno non per la Lega ma per l'Italia. Quindi non ho nessun rimpianto dei consigli di ministri di 10 ore con Di Maio, Toninelli e Bonafede per non concludere un fico secco. Quindi gli lascio i ministeri e le poltrone per quanto riusciranno a reggere. Ma per quello che mi riguarda, indietro non si torna, la strada è tracciata. Qua è chiaro che gli elettori dei 5 Stelle hanno punito il tradimento, sono sicuro che anche parecchi eletti dei 5 Stelle
faranno scelte diverse. Questo non vuol dire che noi andiamo a cercare qualcuno, ma vuol dire che se c'è gente che vuole continuare la sua battaglia alternativa al sistema dei poteri forti, della tecnocrazia, al sistema di mafia capitale, di Bibbiano, di Banca Etruria, porte della Lega sono aperte per donne e uomini di buona volontà, però per quello che mi riguarda chi semina tradimento raccoglie tradimento, quindi lasciamo a Di Maio, a Conte, a Renzi e Zingaretti i loro dubbi e noi lavoriamo tranquillamente, serenamente, testardamente e andiamo avanti. Ripeto, il prossimo appuntamento di democrazia è il 26 gennaio in Emilia-Romagna e anche lì è sempre stata una partita che la sinistra ha dato per chiusa ancora prima di cominciarla, ma in Umbria era lo stesso fino a poco tempo fa. E quindi poi ci sarà la Calabria quando il governatore si degnerà di convocare le elezioni, perché qua siamo veramente in una condizione di democrazia veramente bizzarra, nel senso che si sa che si vota ma non si sa quando si vota, e poi ci saranno la Toscana, le Marche, la Campania, la Puglia, la Liguria, il Veneto, e penso che saranno belle giornate di democrazia in tutti questi casi. Noi lavoriamo già oggi, io domani incontro i nostri deputati e senatori, perché ovviamente c'è una manovra economica pessima in Parlamento a cui lavoreremo per limitare i danni. Vince la squadra, noi non vogliamo peccare di arroganza, cosa che mi sembra stia contraddistinguendo l'opera dei Conte, dei Di Maio e dei Renzi in questo periodo: estrema umiltà, piedi ben piantati per terra, e quindi si vince con la squadra, non si vince mai da soli. Sicuramente la scelta del prossimo candidato, dell'unica elezione già convocata, che è quella per l'Emilia Romagna, è un'altra scelta che premia una donna, ma non in quanto donna. Donatella è stata scelta in quanto brava, non in quanto donna. Lucia Borgonzoni è stata scelta in quanto brava, non in quanto donna. Le bandierine da sventolare le lasciamo agli altri, e io da oggi sono qua, stasera sarò a Roma, martedì sono a Roma, mercoledì probabilmente sarò in Campania, che è un'altra terra che merita altra considerazione e altra amministrazione, giovedì sarò in Emilia, prima a Parma e poi a Piacenza, quindi mentre PD e 5 Stelle passano il tempo a litigare, io impegnerò le mie giornate a costruire, e sono veramente felice anche della partecipazione degli umbri. Noi di solito commentiamo di elezione in elezione sempre meno gente che va a votare, chissà perché sempre meno gente va a votare, e certo se ti arriva qua un Presidente del Consiglio che dice che gli umbri votano o non votano, chi se ne frega, non è che faccia un'opera di democrazia sopraffina. Il fatto che abbia votato quasi il 10% di gente in più rispetto agli scorsi 5 anni è significativo. Io ricordo che alle ultime elezioni regionali in Emilia-Romagna, se la memoria non mi inganna, votò il 33% della gente. E quindi lì margine di democrazia e di miglioramento ce n'è ad abbondanza. E poi ringrazio per tutti i messaggi che stanno arrivando, immagino a Donatella, a Virginio, a me, che stanno intasando il telefonino. Approfittiamo della diretta per scusarci con coloro ai quali non stiamo riuscendo a rispondere in tempo reale, però lo faremo. E diceva giustamente Donatella, ci aspettiamo serietà dal governo, tutte le promesse che hanno fatto fino a venerdì contiamo che diventino realtà da domani in avanti, perché noi abbiamo fiducia nelle istituzioni e speriamo che ce l'abbiano anche gli altri. Che ho letto che Di Maio aveva promesso un'autostrada, e quindi quell'altro aveva promesso soldi per i terremotati, quindi noi prendiamo per buono tutto, quindi non siamo persone di buona fede, quindi anche perché erano annarmi per questioni istituzionali, non per campagna elettorale, no, quindi certo. Quelle cose che hanno detto noi abbiamo preso nota
quindi adesso... Sì, ho letto con interesse che il Presidente Conte avrebbe detto che se avesse girato l'Umbria paese per paese avrebbero vinto. va bene così. Perché non siamo banali, sarebbe scontato dire vi abbiamo dato una mazzata epocale, adesso dimettetevi. Lasciamo alla propria coscienza e alla propria dignità la libera scelta per qualcuno. Capisco le giornate intense del momentaneo, molto momentaneo Presidente del Consiglio, perché deve districarsi fra servizi segreti, americani, Financial Times, conflitti di interessi, interrogazione parlamentare, Vatileaks. Non lo invidio, non lo invidio. La domanda è solo per Donatella, perché io con oggi faccio un passo indietro e tornerò in Umbria ad accompagnare, però devo dire... l'Umbria la gestiscono gli Umbri, faremo probabilmente una selezione a livello mondiale, internazionale, per scegliere un talent. Qualcuno ha parlato di contest internazionali, va bene, no, siamo molto più seri, io devo dire che, e questo lo voglio dire pubblicamente, Matteo, ne abbiamo parlato molto tempo fa e devo confermare che Matteo ha sempre detto il meglio per amministrare questa regione per l'Umbria, quindi io sono convinta che tra gli eletti ci sono le competenze per i vari assessorati, adesso ci dovremmo organizzare, non faccio preclusioni se dovesse esserci la necessità di un assessore esterno laddove dovesse servire, ma io ho visto che tra le persone elette possiamo trovare le competenze che ci occorrono. Tocco, c'ho una seggiola in ferro, solo la seggiola. Ma io penso che nel 2019 sicuramente le persone scelgono le idee e scelgono anche dei simboli, quindi lungi da me identificarmi come un simbolo per chi che sia, però ne sento forte la responsabilità, quindi conto di sbagliare il meno possibile. Consapevole che ogni giorno qualcosa lo sbaglio e conto di far crescere una classe dirigente nel movimento che possa anche camminare sulle sue gambe. Ripeto, quello che abbiamo visto a Perugia settimana scorsa, l'incontro con Donatella, con il governatore del Veneto, il governatore del Friuli Venezia Giulia, il governatore della Lombardia, conto presto il governatore dell'Emilia Romagna, tanti sindaci, abbiamo ormai superato la quota di 500 sindaci iscritti alla Lega e altrettanti vicini alla Lega, quindi fra questi ci sarà sicuramente uno o più Salvini di domani, perché io quello che faccio lo faccio con enorme passione, con enorme impegno, con enorme sforzo, ovviamente non penso di farlo all'infinito, anche perché è giusto che ci si dia il cambio ogni tanto, però... Non ho intenzione di fermarmi a breve, anche perché sono testone e quindi sicuramente lavoro perché gli italiani tutti abbiano il diritto di voto il prima possibile per eleggere un Parlamento più rappresentativo e quindi un governo più rappresentativo del Paese. E quindi spero di sbagliare il meno possibile. Dal punto di vista degli attacchi, penso che in questi 2 mesi ho collezionato la qualunque. Anche
Zingaretti che viene qua a darmi dell'ubriacone penso che non faccia un buon servizio, anche perché io non rispondo, però molto umilmente e silenziosamente, avendo raggiunto la medaglia d'oro Avis come donatore di sangue, chiunque doni il sangue sa che certe cose non te le puoi permettere, e quindi probabilmente se qualcuno... Però, conto di essere solo uno dei tanti, fra non molto, e quindi che la Lega sia Salvini, ma sia Caparvi, sia Tesei, sia tanti altri, e quindi non penso di essere indispensabile. Presto, presto, io lascerò ovviamente a Donatella e ai movimenti che l'hanno sostenuta, che ripeto ringrazio, perché non è una vittoria di Salvini, Donatella o della Lega, è una vittoria di tutti quelli che hanno portato il loro contributo, penso anche alle liste civiche, assolutamente sì, che hanno raccolto migliaia e migliaia di preferenze, quindi conto di venire a stringere la mano alla nuova squadra di governo dell'Umbria appena sarà ultimata, quindi presto. Ma in democrazia conta il voto, non ci sono spallate. Poi, fatte salve incursioni esterne, ripeto, se quello di cui scrive il Financial Times fosse anche solo parzialmente vero, in qualunque paese al mondo ci sarebbero le dimissioni 3 minuti dopo. Però non facciamo conto su eventi esterni o elementi esterni, in democrazia conta il voto. Fra i voti io aggiungo il referendum, per cui si sono mosse le regioni a guida Lega, che è fissato per la prossima primavera, per un sistema elettorale maggioritario che permetta di governare bene e tranquillamente a chi vince le elezioni. Quindi noi auguriamo a PD e 5 Stelle di fare meno danni possibile, e saremo in Parlamento a vigilare, e nelle piazze, Piazza San Giovanni me la ricordo e me la ricorderò a lungo, quindi in maniera assolutamente pacifica, democratica. Anche qua in Umbria hanno provato a gridare allarme, arrivano i fascisti, arrivano i nazisti, arrivano gli alieni o i sovranisti, evidentemente non basta più il bau bau, la gente è molto più concreta, anche perché se uno dovesse votare in base a qualche pseudo inchiesta televisiva ci sarebbe il PD al 97%, fortunatamente la gente vota con la testa, col cuore, quindi... Di elezione in elezione vediamo quanto riusciranno a rimanere incollati alla poltrona. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie. Sono casto. Arrivo.